La vita non si spiega, si vive. Un motto di poche e semplici parole accompagnate da tanta collaborazione e solidarietà, la stessa che ha unito numerosi club service ed associazioni della città insieme per sostenere la ricerca sulla prevenzione e cura delle malattie genetiche. È la serata di beneficenza promossa da Telethon che si è svolta nelle sale di un noto locale nisseno. Un impegno portato avanti da più di 25 anni, sostiene Paolo Lapaglia del coordinamento provinciale Telethon, di ciò che con il passare degli anni è diventata una vera e propria maratona di solidarietà, accompagnata da una cena di beneficenza, momenti musicali e danzanti. Telethon da 5 anni è presente in questa provincia, questa sera iniziamo la serie degli eventi che si svolgeranno di qui a Natale. Ed è, diciamo, con piacere che dico che tutti i club service di Caltanissetta, che ringrazio calorosamente per essersi voluti spendere per Telethon, questa sera hanno organizzato questa serata di beneficenza. Saremo tante persone che in un momento di convivialità riusciremo a raccogliere fondi per quella che è la ricerca scientifica di eccellenza di Telethon per le malattie rare. Ringrazio la città che ospita questa manifestazione e spero che d'ora in avanti sempre di più la gente venga coinvolta per riuscire a essere sensibile. Madrina della serata Grazia Ugello, che per l'occasione ha presentato ai numerosi partecipanti, circa 200, i presidenti e i soci delle associazioni che operano sul territorio. Anche quest'anno mi ritrovo ad organizzare insieme agli amici dello staff una serata a Telethon. Per me è importante, io parlo di Telethon e mi batte il cuore perché so cosa c'è dietro. C'è una fondazione che si prende cura di tanti bambini affetti da malattie genetiche molto rare, e in virtù dei fondi, quindi dei finanziamenti di milioni di italiani, di centinaia di aziende, si riesce a finanziare la ricerca biomedica eccellente. Grazie al loro lavoro molti bambini avranno la speranza di un futuro libero dalla malattia.